Gianni Colacione, 11° congresso di Radicali Italiani. Siamo qui a Lergife in compagnia di Iana Cardinale. Iana Cardinale sta qui in, chiaramente come militante, però Iana Cardinale, ovviamente io sono anche in imbarazzo perché è una professionista, è una giornalista, e quindi insomma è a contatto un po' con la cialtronaggine di Libri TV. E la ringraziamo di questo. E allora, intanto parliamo con Iana e le chiediamo del suo lavoro, dove sta. Sappiamo che sta a Marsala, siccome so che è molto impegnata, si interessa professionalmente di varie cose, è un po' complesse e diciamo sì, soprattutto da ridire per me, e quindi le diamo a lei l'incarico di raccontarci un po' come fa la giornalista e anche la giornalista radicale a Marsala. Allora, ciao Gianni, grazie, l'imbarazzo è assolutamente superfluo, intanto troppo buono. Io sono una giornalista, faccio questo lavoro da 18 anni ed era quello che volevo fare da sempre. Lavoro per una emittente radiofonica di Marsala che viene ascoltata per buona parte della Sicilia occidentale, si chiama RMC 101, dove mi occupo solo di informazione. Curo 13 edizioni del notiziario al giorno. Poi collaboro con una televisione che ha sede a Trapani, una televisione regionale, Telesud, e faccio l'inviata per la provincia per i servizi del telegiornale. E scrivo per il quotidiano La Sicilia, dove mi occupo di attualità, di cronaca, insomma di tutto tranne che di cronaca giudiziaria. Ecco. E poi sono addetto stampa del comune di Favignana e dell'Egadi da qualche tempo e lo sarò fino all'inizio del prossimo anno e forse ancora per un po' se mi confermeranno questo incarico. Questa è l'ultima novità, diciamo, del mio percorso professionale, è una cosa che mi piace molto, che mi ha arricchita molto. Cos'altro? No, dicevo bene, effettivamente mi hai confermato che la cosa era complessa da raccontare per me, perché insomma sono un sacco di cose che fai, immagino che insomma sarà anche un'attività frenetica, insomma, perché poi da spostarsi, la Sicilia è grande. Diciamo che le faccio contemporaneamente, quindi la mia giornata comincia alle 9 del mattino e finisce non so mai quando, ecco, però è la cosa che mi piace fare, riesco a conciliare tutto con l'esperienza, insomma si riesce un po' a mettere insieme tante cose. Poi mi occupo un po' delle stesse cose in modo diverso per i vari organi di informazione, però ce la faccio. Perfetto, Iana, diciamo anche come possiamo dalle altre parti, insomma, d'Italia, se possiamo seguirti. Io penso con internet sia possibile. Allora sì, la radio si può ascoltare online www.rmc101.it, ogni ora dalle 9 alle 19, chi vuole insomma mi può ascoltare nei miei notiziari flash. Lo stesso vale per la TV, www.telesud3.com, anche se io raramente leggo proprio i TG in sede, questo mi capita occasionalmente per sostituire dei colleghi, però di solito mi si vede in giro un po' così come stai facendo tu con me. Poi sì, online, insomma, forse si trova un po' del materiale che io produco per il giornale, per La Sicilia, che è un quotidiano e che è una cosa bellissima, una palestra irrinunciabile il quotidiano. Passiamo adesso a Iana Militante. Allora, qui al congresso di Radicali Italiani ci sta un, diciamo, una corrente di pensiero che, diciamo così, insomma, nei corridoi, che ritiene che ieri si sia aperto il congresso di Radicali Italiani, in realtà sono già due giorni, con l'intervento di Maurizio Turco, che insomma è stato un pochino, ha aperto un pochino a una certa effervescenza, con delle repliche, insomma un po' di rumorio. E, ecco, ti sei fatto un'idea su questa vicenda? Soprattutto si parla un po' di classe, di Radicali Italiani, la possibilità di candidarsi, la non possibilità, il problema della cosmogonia radicale, è anche un po' nel dibattito pre-congressuale di questo si è parlato. Allora, io sono qui da ieri pomeriggio, mi sono persa l'intervento di Maurizio Turco e mi dispiace molto. Questo è il secondo congresso di Radicali Italiani che io seguo proprio dal vivo. Sono molto interessata a tutte queste tematiche, spero di seguirlo il più possibile. Vado via un po' prima della conclusione, però insomma mi terrò informata. La cosa che mi piace in questo momento è questa apertura, questo appello continuo che viene fatto a Matteo Renzi. Io lo incontro a breve a Marsala perché lui fa tappa lì e quindi cercherò di portarlo sull'argomento per vedere un po' la sua apertura effettiva sui diritti civili, sulle carceri, sulla fondazione assistita, un po' sulle battaglie storiche dei radicali. Sono molto interessata a capire qual è l'orientamento nostro dei radicali.
verso le politiche, insomma, verso le elezioni che ci saranno il prossimo anno. Sto cercando di capire questo, ancora forse qui non si sbilancia nessuno. No. Sei in un club numeroso di coloro che cercano di capire, quindi allora diciamo che io, per quanto mi riguarda, ovviamente abbasso la media del quoziente intellettivo, ma essendo in tanti, il campione è abbastanza rappresentativo di chi ancora non ha capito, e quindi speriamo che poi alla fine emerga qualcosa. Sì, io spero proprio di sì, perché voglio andare via da qui con le idee chiare su questo, intanto, se è possibile. Insomma, poi vedremo. C'era qualcuno che diceva forse era più utile farlo un mese avanti, questo congresso. Cercherò di capire, non lo so. Ho sentito Pannella, diciamo già da tempo, lanciare messaggi di aiuto, supporto, di consiglio a Grillo. E ho anche sentito però Matteo Renzi in varie occasioni pubbliche, se così possiamo dire, in TV, a trasmissioni importanti, ricordarsi di alcune cose che hanno fatto i radicali, e appunto a scrivere correttamente agli autori di queste battaglie, parlare del referendum per la cancellazione del rifinanziamento pubblico, insomma, ecco, sono attestati che, diciamo, nella panorama dell'informazione e anche delle forze politiche difficilmente si trovano, non credi? Sì, infatti mi sembra proprio una novità come è stata definita in questo congresso. Sono contenta di incontrarlo a breve a Marsala, Matteo Renzi. Cercherò di portarlo sull'argomento per il tempo che mi sarà concesso. Però insomma sono contenta per queste primarie, vediamo se c'è uno spiraglio anche per noi. Iana Cardinale, allora ti ringraziamo, ti diamo appuntamento su liberi.tv per questa intervista e anche le altre. Speriamo di aver aperto la breccia a una collaborazione per qualche cosa. Noi facciamo delle dirette il venerdì sera tramite Skype. Insomma, è una cosa un po' complicata, però riusciamo a farle, varie trasmissioni. Qui ci sono le foto di tutti coloro che sono i nostri, diciamo, protagonisti, tra virgolette. E quindi niente, auguri a tutti noi come radicali e in bocca al lupo anche per il tuo lavoro. Grazie ancora. Grazie, io voglio ringraziare tutte le persone che orbitano intorno a questo meraviglioso partito radicale, che mi ha permesso, anche venendo qui fisicamente, di riappropriarmi di un'atmosfera e di un modo di essere, di un sistema che sento mio per istinto, ma che negli anni, insomma, ho acquisito effettivamente. Grazie a tutti. Grazie a te. Manu, ok, vai.